Buongiorno amici di Airstone, eccoci qua di nuovo insieme. Scusate se ieri non ho fatto nulla, ma sono stato un po' impegnato e quindi eccoci qua ad oggi. Allora, oggi finalmente ragazzi ho raggiunto il... Sto, o meglio, non ho raggiunto, sto forse per raggiungere il fantomatico stregone dorato. Era ora, voi direte, sì, era ora ragazzi. Allora, ho deciso di rigiocare la versione dello zoo, quella chiamata contro, quella che usa i due giganti di mare e al posto dei demoni guardiani. Ho deciso di giocare questa. Mi ci trovo io abbastanza bene. Allora, dato che siamo diciamo in una cioè la classifica ora essendo molto agro, o almeno fino adesso non ho incontrato un face hunter, ragazzi, però essendo sicuramente un po' più agro, essendo il livello 16 io attualmente, ci potrebbe anche stare di togliere un Bran, che alla fine lo sinergizziamo fino a un certo punto. Ma vabbè, proviamo così, ragazzi. Se no, si potrebbe togliere Bran per mettere un fuoco infernale. Cioè, un fuoco infernale, scusate. Sì, un fuoco infernale. Ora vediamo. Comunque, continuiamo così. Ci manca una bella partita. Dai, la voglio vincere subito. Voglio questo eroe dorato. E così ce lo togliamo. Via, iniziamo. Allora, ragazzi, per chi me l'ha chiesto, io ho raggiunto il livello 4, il rank 4. La stagione scorsa, e come premio mi ha dato l'epica del cacciatore, il 2-3 che può direzionare il potere eroe, sostanzialmente, ragazzi. Niente di che. Poi mi ha dato un po' di polvere e basta. Misera la cosa, però vabbè, ragazzi, ci può stare. Allora, un Hunter. Togliamo Rotboom, togliamo Gormok. Lasciamo il gufo per silenziare l'eventuale scienziato pazzo. Possiamo lasciare la Melmeccheggiante? Sì, lasciamo la Melmeccheggiante. Ecco qua, comunque, dicevamo, sono arrivati i Face Hunter, ragazzi. Allora, speriamo che lui non abbia uno starting devastante, se no noi potremo far fatica a riprenderlo. E stiamo a vedere. Ok. Allora, beh, io direi iniziamo a mettere un bel lo sgomenditore. Allora, imp del sangue, una corruzione, un potere travolgente. Prendiamoci un potere travolgente. Passiamo. Allora, vediamo lui cosa giocherà. Se giocherà scienziato, buono, almeno non può droppare il segreto. Lo silenziamo. A meno che non ha una mano pessima, e allora meglio così, per noi sicuramente. Oppure è un face, cioè non face, è un Hunter Control che in mano a Isera, a Isera e altre 7 leggendarie, quindi meglio ancora perché almeno giocherà a turni avanzati. Dai su, mamma mia. Ah ragazzi, come al solito vi invito se vi... Appunto, me l'immaginavo. Come al solito, ragazzi, vi invito a mettere mi piace al mio video, se vi piace, e di condividerlo il più possibile, così mi aiutate a crescere come canale. Perché vi ricordo, l'obiettivo è di arrivare almeno a 1000 iscritti per dicembre. Mi farebbe piacere come regalo di Natale. Quindi, se mi date questa possibilità, ve ne sono grato. Allora, per adesso sta andando bene, lo stiamo tenendo. Vediamo come evolverà la cosa. Ok. E... Beh, a questo punto facciamo così. Facciamo così. Togliamo lui. Forse vediamo cosa giocherà. Potrebbe un arco del falco, forse. Oppure... Ah, Bengala, va a pesca. Vabbè, per noi va bene. Ok, potrebbe pescare... Aver pescato o la trappola di serpi. Allora, aspetta. Potrebbe
Vediamo così prima. Facciamo così. Allora, io ragazzi lo vorrei mettere in difficoltà così, allora. In modo che non perdo nessuno. Ah, ok, trappola per orsi. Va bene. Ci va bene uguale. Passiamo. Ci va bene uguale, alla fine. Al prossimo turno forse giochiamo il gigante di mare. Non sarebbe male. Forse no. Mettiti questa mela in... O forse sì. Niente paura, arrivano i nostri. Ah no, lo giochiamo. Beh, buono. Per noi sicuramente buono. Allora, 2 andrebbe a 4. No, non possiamo. Allora facciamo direttamente così. Togliamo lui. E togliamo il lanciato di coltelli. Sperando che non abbia il riduci la salute a 1. E se ce l'ha, ce l'ha. Se non ha quella carta, gli potrebbe essere difficile risponderci. Ora vediamo. Pronto a cavalcare. Ok. Ah, sicuramente i danni ce li fa. Allora, adesso pescare la carta che... no, non l'abbiamo pescata, però proviamoci uguale. Facciamo così. Facciamo così. Bene. Benissimo. Boom. E lo svegliamo. E vai ragazzi. E questa è andata. Ma adesso non poteva più rispondere. Serie di vittorie. E la cosa più bella, questa. Non ancora. Questa. Oh, finalmente. Finalmente. Ci voleva. Oh, mi piace, mi piace. Era ora finalmente di avere un altro dei miei eroi dorati. Era proprio ora. Ottimo. Oh, bene, bene, mi fa piacere, mi fa piacere. Va bene ragazzi, allora, finalmente abbiamo il nostro eroe dorato, abbiamo portato, continueremo chiaramente la scalata. E spesso voi mi chiedete ragazzi, perché non streamo su Twitch? Ah, semplicemente perché ancora non ritengo di avere abbastanza iscritti per poter andare anche a streamare su Twitch. Non mi sento ancora così famoso oppure così... cioè famoso, no famoso. Cioè comunque così seguito da dire ok, vado su Twitch e la gente mi stream, mi guarda eccetera. E poi anche perché ho poco tempo ragazzi. Io non ho molto tempo. Preferisco concentrarmi magari mezz'ora per fare il video e poi essere libero, piuttosto che magari fare una sessione di Twitch da un'ora, un'ora e mezza. Che però non riesco. Tra il lavoro che faccio e tutto quanto mi riesce difficile. E niente ragazzi, allora io vi ringrazio per avermi seguito, mettete mi piace al video, oggi sarà breve proprio perché devo andare al lavoro e quindi è stata proprio una toccata e fuga ragazzi, però volevo condividere con voi il mio lock dorato e niente ragazzi, ci vediamo la prossima volta e io vi ringrazio per avermi seguito, ciao a tutti!